E adesso darei la parola a Pier Giorgio Spaggiari, che è laureato in fisica e medicina e chirurgia, specializzato in medicina dello sport. Per i suoi meriti nella ricerca scientifica è stata conferita una laurea honoris causa dall'Università di Odessa, è già docente e professore a contratto presso l'Università di Milano, quindi facoltà di farmacia, medicina e chirurgia, e di Roma, la Sapienza, è professore onorario presso la First People Hospital di Shanghai. È stato direttore generale di diverse aziende ospedaliere, mi viene in mente il Gaetano Pini di Milano, Sondalo, Valtellina, Valchiavenna, Lodi e Cremona. Ha presieduto il Comitato Zonale di Milano per la disciplina del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali, è stato assistente al Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ricercatore dell'Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate del CNR e presiede anche la Commissione Scientifica sulle Medicine Non Convenzionali della Regione Lombardia, con cui speriamo di fare dei lavori di una certa qualità nel prossimo futuro. Inoltre che vi dica che è anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche, se con l'aiuto del nostro assistente informatico riesce a mettere giù le lastrine, signori Pier Giorgio Spaggiari. Allora, io avevo preparato un discorso, il cui sommario penso che voi l'abbiate nella vostra cartelletta, ma alla luce di quello che ho sentito, io, come spesso faccio, cambio tutto. Prima di tutto voglio ragionare sul tema, insieme perché, per la slides che è comparsa più volte, condividiamo ideali, valori e soprattutto persone. Voi perché siete qua? Siete qua perché condividete valori, ideali, ma soprattutto siete qua perché avete bisogno di sentire, di confrontarvi, oserei dire di essere solidali. Io arrivo da un'esperienza interessante. Sono stato il presidente, al di là dei direttori generali, poi voi avete saputo, sentito, che hanno messo il limite d'età ai direttori generali, quindi non sono più direttore generale. È rimasta però la carica di presidente della commissione regionale sulle medicine non convenzionali. E devo dire che è stato un lungo percorso che abbiamo fatto. Perché pensare che nei medici, nelle strutture ospedaliere, negli enti che si occupano di sanità, si possa dare spazio a delle medicine che sono definite non convenzionali nella nostra società è un'utopia. Analogamente a quello che è successo con l'altra commissione, ci hanno impiegato 10 anni, noi forse per far riconoscere alcune discipline, badate bene, definite non convenzionali, che si chiamano fitoterapia, omeopatia ed agopuntura, ci abbiamo impiegato 20 anni, ma questa mattina chi mi ha preceduto ha parlato di discipline, di scienze orientali che noi ignoriamo e continuiamo molto spesso a ignorare, che appartengono alla loro disciplina, alla loro cultura, al loro sistema sanitario. La valgono, qui non valgono. E noi abbiamo faticato, abbiamo trovato posizioni. Perché? Ma perché ci sono interessi. Le medicine non convenzionali, queste tre che vi ho detto, sono finalmente, dopo 20 anni, diventate a pieno titolo medicine afferenti al sistema sanitario italiano. È stata una grande conquista, grazie alla Regione Lombardia, grazie alla Regione Toscana, grazie alla Regione Emilia, che
che sono stati i veri promotori di questa iniziativa. Perché badate bene, voglio farvi ragionare, ma la medicina è una sola. Allora dipende dalla scarsità della cultura nostra occidentale, la non volontà di allargare i nostri orizzonti, perché dalle altre parti è la medicina. E siccome la medicina è unica, evidentemente o sbagliamo noi o sbagliano loro. Ma perché siamo partiti in regione Lombardia, in regione Toscana, in regione Emilia a dire ma facciamo uno sforzo, vediamo? Ma perché la medicina classica, e qui vi parla un direttore generale, la medicina classica che dovrebbe, così come previsto dalle leggi, così come previsto dalle norme, mettere al centro dell'interesse l'uomo. E l'uomo, quello che sta peggio, badate bene, quello che ha bisogno del concetto di solidarietà, del concetto di umanità. Nei convegni lo diciamo sempre tutti, ma chi poi lo attua davvero? È facile parlare di solidarietà, di umanità, di attenzione, di prendersi cura. Il concetto del cardinale Martini non è curare, aveva ragione, ma è prendersi cura. E allora, perché questo grande sforzo nell'abbracciare medicine che non afferivano alla nostra cultura, ma guarda caso che recuperano il senso della solidarietà, recuperano il senso dell'umanità? Certo, lo mettiamo davvero al centro dell'interesse. Il medico oggi, badate un po', ma quanto fa il medico oggi? Se non forse un amministrativo, certo, ti visita anche, ma così, veloce, non ha tempo, deve stare al DRG. Noi direttori generali abbiamo un bilancio, abbiamo un budget, si chiama azienda. E allora devi produrre di più. E a questo punto cosa fai? Non devi perdere tempo. Pensate che lo dicevamo ieri in un convegno di cui vi parlerò tra poco, Romano, si guarda il tempo e le medicine invece di altro genere fanno la storia, come una volta facevano i medici, quelli del territorio, quelli di base, si chiamavano medici di famiglia, in cui sapevano tutto, sapevano la storia dei genitori, dei nonni, dei figli, dei nipoti. E allora era facile vedere la patologia come un insieme, non come una successione di dolori. E io ti curo il dolore, ti curo il sintomo. No, non basta più. Mentre le medicine queste, no, ti accolgono, ti stanno ad ascoltare. Il medico ti guarda negli occhi, ti tocca, ti sente. E allora voi capite bene che per noi è stato un grande successo ottenere l'integrazione. Oggi si parla di medicina infatti integrata. E questo penso che sia il grande successo delle nostre tre regioni. Poi il mio collega della Toscana dirà che la regione Lombardia non ha ancora firmato l'accordo Stato-Regione che abbiamo fatto. Ma comunque questi sono particolari. Ma un grande successo, perché abbiamo recuperato il senso della solidarietà, il senso della umanità. Io ho sempre detto ai miei primari, il bilancio è giusto. Io non faccio il direttore generale di una società che deve produrre bulloni. Se un direttore generale sbaglia la linea dei bulloni, va bene, verrà preso a pedate nel sedere, lo butteranno fuori. Non è giusto che faccia l'amministratore o il direttore generale, ma va bene. Ma se un direttore generale non tiene presente che lui genera salute, lui deve controllare le persone che entrano dentro, si fidano di quella struttura
e quindi non può fare il direttore generale dell'azienda ai bulloni, della Fiat, non può fare, la logica non può essere la stessa, perché se tu sbagli, sbagli sulla vita di quelli deboli. E allora voglio dirvi che ieri io ho moderato un convegno che mi ha fatto molto pensare, riflettere, perché ieri a Roma al Parlamento c'è stato il secondo congresso internazionale che ha valutato, badate bene, seguite, l'aspetto penale dell'atto medico. E c'erano giuristi, c'erano ovviamente medici provenienti da tutta l'Italia che si sono confrontati. E sapete qual è la conclusione? Che il contenzioso nel nostro paese è diventato talmente grande che le assicurazioni non assicurano più né il singolo medico né tantomeno le strutture ospedaliere e sanitarie. Perché? Perché se c'è un grande contenzioso devono pagare e quindi la richiesta delle assicurazioni è sempre più alta. E allora io nelle conclusioni ho detto, ma capisco che il contenzioso tra il paziente e il medico può nascere, certo. In America, dove c'è una sanità totalmente privata, il paziente esce dalla clinichetta privata e c'ha l'avvocato che gli si attacca ai calzoni dicendo adesso denunciamo il medico che ti ha operato. Perché avresti potuto ottenere dei risultati migliori, invece ne hai ottenuto così scarsi, quindi lo denunciamo. E qui in Italia sta avvenendo la stessa cosa. Ma io ho detto, ma se andiamo avanti così, in questo modo, e se il legislatore non chiarisce, ma chi è che andrà in sala operatoria più? Chi è quel chirurgo, quell'ortopedico, quel ginecologo che entrerà in sala operatoria? Ah, se la persona è a rischio, ma per quale motivo io devo prendermi questa grana? Lo lascio lì, l'abbandono a se stesso, non lo guardo. E allora nel tema della solidarietà, ma come, ma se io ho fatto medicina perché? Perché volevo, sono passato da fisica a medicina. Perché mi sentivo portato per dare una mano alla persona. Il senso dell'umanità, il senso della solidarietà, il senso del prendermi cura. Crolla tutto, guardate bene, crolla tutto. Io vi ringrazio per questo, perché avete messo al centro un tema che è di fondamentale importanza e che deve recuperare in qualche modo nella nostra società distratta, assente, formata di individui soli. C'è bisogno di recuperare questo senso di solidarietà. E allora voglio concludere. Vedete, non vi ho detto niente. Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa ospedaliera anno 2014, è recentissima. Autore, dottoressa Spaggiari Stefania, che è mia figlia. Sapete qual è stato, e non ve la faccio vedere perché sono un sacco di pagine, non avrei avuto tempo. Qual è stato il tema? Inserimento di una struttura pubblica di un poliambulatorio di medicine non convenzionali. E chi ho preso? Un istituto che io conosco a menadito perché sono stato il primo direttore generale di quell'azienda ospedaliera. Si chiama Gaetano Pini. È stata fatta là. Con i dati del Gaetano Pini.
e abbiamo visto come può essere modificato un bilancio. Siamo in una crisi economica, le strutture sanitarie verranno, dal punto di vista economico, verranno tagliati i bilanci. E allora mi sono posto il problema da ex direttore generale: ma come si fa? Aumentiamo le liste d'attesa? Non diamo le protesi, non facciamo le visite accurate perché mancano i quattrini e mancheranno sempre di più? No, vediamo come è possibile fare in maniera alternativa qualche cosa che può servire più la gente, che può permettere una riduzione di costi, che consente una maggiore umanizzazione, perché nelle medicine non convenzionali io vedo l'uomo nella sua globalità. Stamattina dicevo in senso olistico. Cosa voleva dire in senso olistico? Totale, globale. Ecco perché io ti ringrazio e devo dire, nelle mie conclusioni, molti di voi sono degli operatori, non siete medici. E quindi poteva nascere una ulteriore contrapposizione tra noi che apparteniamo al gota della medicina e voi che non appartenete alla medicina, ma che ambite a fare qualche cosa che affine alla medicina. Bene, non c'è contrapposizione. C'è incontro, c'è volontà di collaborazione, c'è volontà di sinergia. E questo penso che sia il concetto di solidarietà.